A poco più di 20 anni dalla scomparsa di Raul Gardini, al Palazzo dei Congressi in Largo Firenze si è tenuto il convegno Chimica Verde, la via italiana per una ripresa sostenibile, dalle intuizioni di Raul Gardini, un nuovo modello di sviluppo. Oltre all'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, sono intervenuti al convegno promosso dalla Fondazione Raul Gardini, Katia Bastioli, amministratore delegato di Novamont, Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison Università Cattolica, il teorico autore della Blue Economy Gunther Pauli e il sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci. Al termine del convegno, in cui sono stati tracciati le origini, gli sviluppi e le prospettive del settore della bioeconomia in Italia, la Fondazione Raul Gardini ha assegnato alla giovane ricercatrice Anna Ciancolini la prima borsa di studio triennale sulla bioeconomia intitolata L'imprenditore Ravennate. Siamo qui a Ravenna e quindi il ricordo è un ricordo umanamente vivissimo, no? Una persona con un dinamismo e un'estroversione, direi molto romagnola, molto nostrana, ecco. E poi le vicende della vita sono state drammatiche, tante cose sono capitate in Italia, ecco. Una mattinata emozionante, una mattinata dedicata a Raul Gardini. Alla memoria di tutti e dei presenti. E una borsa di studio, quindi anche guardare ai giovani. La ragazza se lo meritava. E poi faremo altre belle cose. Credo che mio padre sarà molto contento di premiare chi porta avanti le sue idee. Anna, è stata assegnata a te questa borsa di studio intitolata a Raul Gardini. Innanzitutto, quali sono gli obiettivi che speri di raggiungere grazie a questa borsa di studio? Allora, come obiettivo principale sicuramente la valorizzazione delle biomasse ottenute dalla coltivazione di cardo per fini industriali. E come diciamo, obiettivi personali sicuramente di inserirmi nel mondo di lavoro, visto che questa borsa che mi è stata assegnata ha come sede diciamo, di lavorativa Novamont. In concreto questa borsa di studio cosa ti permetterà di fare? Ricerca per 3 anni, finalizzata appunto alle industrie. Poi non posso sbilanciarmi oltre per il segreto industriale. Sicuramente questa borsa è già per me un valore inestimabile, in più essere legata, diciamo, alla memoria di un personaggio di spicco del mondo industriale, spero sia per me un motivo, insomma, di vanto ulteriore. Sì, è una mattinata molto importante, si ricorda un pioniere di questo settore e io in particolare poi devo essere molto grata a Gardini perché tutto quello che Novamont ha fatto fino ad oggi è grazie anche alla sua intuizione iniziale. Quindi è una mattinata importante per ricordare le radici e per guardare al futuro per uscire da questa crisi attraverso la chimica verde. È proprio questa una delle leve che il nostro paese o l'Europa dovrebbero utilizzare per uscire dalla crisi, la chimica verde? Non è una leva, direi più che la chimica verde e la bioeconomia in generale, quindi le materie prime rinnovabili e l'uso saggio delle risorse locali e la rigenerazione territoriale sono elementi fondamentali per uscire dalla crisi. Senza radici nel territorio, quindi collegamento con il mondo agricolo, la testa nel mondo e l'innovazione e la ricerca, non si esce dalla crisi. Sì. E penso che il modello Novamont sia un modello abbastanza interessante proprio per studiarci sopra e per capire se può essere un qualcosa che per l'Italia può funzionare.